ci mi sembra utile parlare della santa di cui si fa poca memoria, Santa Cristina di Bolsena. Tanto ci sono diverse Santa Cristina. Una Santa Cristina siciliana di cui si parla ancora di me. La più famosa Santa Cristina è quella di Bolsena, che come sapete è una città dell'Umbria, dove c'è il famoso lago di Bolsena e dove è avvenuto il miracolo eucaristico. Di quando un prete che non credeva o aveva dubbi sulla presenza dell'eucaristia, spezzando l'ostia, ha cominciato a sanguinare e il sangue è andato a finire nel corporale. Ma questo avvenne nel 1200. Mentre Santa Cristina è una santa antichissima. Purtroppo non abbiamo molti documenti, non sappiamo con esattezza in quale anno visse o mai. Sappiamo però che tradizioni che era giovanissima quando cominciò a credere nel Signore Gesù e appena suo padre se ne accorse la costrinse insieme con alcune sue amiche a rimanere chiusa in una torre dove c'erano diverse statue degli dei romani. Sapete bene che Bolsena e tutta l'Umbria era nelle mani dei romani, siamo quasi certamente verso la metà del secolo III, 250-260 d.C. Però appena la ragazza si rifiutò di adorare gli idoli che suo padre aveva messo lì, insieme con le sue compagne fecero un cenacolo di Vangelo dentro la torre, cominciarono a pregare e a cantare. Immediatamente quelle statue che aveva messo suo padre lì perché potessero essere adorate si ruppero completamente. Suo padre, se era una persona normale, avrebbe dovuto dire miracolo e convertirsi. Ma quando mai? Completamente. Non solo non si è convertito, ma si è talmente arrabbiato che ha afferrato sua figlia e l'ha torturato legandola a una ruota che faceva girare intorno a un fuoco acceso. Quindi il supplizio di essere legato a una ruota, lei girando con una ruota si sta a lei e per giunta a tipo pollo allo spiedo, girare così, evidentemente con grande sofferenza. Ma la ragazza rimase tranquilla e illesa, non si fece niente. Avrebbe dovuto convertirsi suo padre, invece no. La fece buttare a mare con una pietra, che non era una pietruzza, era una ruota di mulino, non quelle moderne che noi vediamo nei mulini, moderni per modo di dire, quelli che si usavano fino a 50-60 anni fa, ruote molto grosse. I mulini di allora avevano delle ruote mobili che erano per giù di queste due, molto pesanti. E c'era un foro, un rialzo, che facevano girare gli schiavi. Il grano si metteva sotto questa ruota girevole, mentre sotto c'era una pietra rotonda, pure ma ferma. E così usciva la farina. Con questa ruota al collo, suo padre la fece buttare a mare. Avrebbe dovuto morire, invece no.
Ora, immaginate una ragazzina che poteva avere 11-12 anni, ma tutti gli stessi amici ci facevano sopaggio, tranquilla, buttata al mare, la pietra galleggiava come se fosse tavola, completamente, nessun tipo di problema. E torno, arriva suo padre, intanto era morto, diciamo così, con un infarto, perché quando praticamente il supplizio della ruota non funzionò e si vide comparire sua figlia completamente illesa, ci venne un colpo e morì. Gli successe, suo padre era, diciamo così, prefetto della città, gli successe un uomo, un funzionario dell'impero romano, che era peggiore di suo padre, e fu questo che la fece buttare, diciamo, con la ruota di mulino in acqua. Ma siccome rimase illesa, la fece flagellare, non solo, ma la fece mettere dentro l'acqua bollente, pensando che così morisse, ma non morì neanche allora. Allora la fece mettere dentro un forno acceso con fiamme altissime e lei rimase completamente illesa. La fece mettere, allora la incatenò e la fece mettere davanti a una statua di Apollo, che era un dio degli antichi romani, dicendogli: tu devi adorare questo Dio e lo devi contemplare. Ma quale contemplare? Lei si mise con gli occhi bassi e cominciò a pensare a Cristo Gesù. Risultato, la statua di Apollo, da marmo che era, diventò cenere. Arrabbiato, allora il prefetto le fece venire dei serpenti, chiamò un serpentaro con serpenti velenosi che veniva da una regione vicina, la Mussia a quel tempo corrispondeva un po' l'Abruzzo, un po' le Marche, e le fece gettare dei serpenti che però si allontanarono da lei, non le fecero niente, e si avventarono invece in quel povero uomo che aveva portato i serpenti e lo morsero, che morì subito. Cristina avrebbe dovuto essere contenta perché ti aveva voluto, e invece no, ci passi piadoso. Allora pregò Gesù e quello risuscitò. Un miracolo anche in questo punto di vista. Il prefetto allora la fece uccidere, finalmente morì con le frecce, presso a fuoco come San Sebastiano. Quali sono gli insegnamenti che ci dà questa piccola grande santa? Insegnamento che per amore di Gesù dobbiamo sapere sopportare tutto. Ha sopportato tutto. Tu per esempio che ne sopporti tanto, invece di lamentarti sempre, fai come Santa Cristina. No, non devi farla tu la predica. Silenzio! Si sopporta tutto, si offre tutto a Gesù, e quando noi offriamo tutto al Signore, la nostra vita resta collegata con quella di Gesù, e allora noi possiamo fare tanto bene alle anime e salviamo il mondo insieme con Gesù. Vorrei che questa adorazione che faremo oggi, subito dopo la consacrazione, la dedicassimo a una intenzione particolare. Non si tratta di malattie, anzi, a proposito di malattie, devo comunicarvi una bella notizia: che provvidenza. Ieri l'altro ieri ha subito un'operazione di 16 ore alla colonna vertebrale. Aveva praticamente fuori delle
lineamenti della colonna vertebrale otturati e non poteva passare il midollo spinale, ma immaginate che dolori potenti ha avuto per mesi e mesi, poverina, ha sofferto perché doveva operarsi prima del coronavirus, a febbraio, poi hanno rimandato per mesi e mesi, finalmente l'altro ieri l'hanno operato. I medici dicevano che l'operazione era riuscita, però vollero fare un attacco che le hanno fatto stamattina, hanno esaminato e dice che è tutto a posto. Questo per me è un miracolo perché abbiamo tanto pregato e dobbiamo essere contenti. Stamattina piangeva, dopo mesi che piange di dolore, finalmente stamattina poverina piangeva di gioia, quindi ringraziamo il Signore di questo silenzio, però dobbiamo pregare per un'intenzione particolare. Non so se avete sentito dalla televisione che hanno cambiato l'uso della chiesa di Santa Sofia a Istanbul da museo, come purtroppo è diventata dopo tanti anni, a moschea, chiesa dei musulmani. È una notizia per me bruttissima che dice tante e tante cose sulle quali non possiamo fermarci, però dobbiamo pregare il Signore e fare una riparazione perché è una grande profanazione, nel senso che questa basilica a suo tempo è stata quella dove hanno prestato servizio vescovi e santi come San Gregorio Nazianzeno e come San Giovanni Crisostomo, un grandissimo santo e dottore e padre della Chiesa, e purtroppo poi quelle zone che allora erano con cristianità fiorenti sono diventate zone a grandissima maggioranza musulmana e avvengono anche di questi fatti. Dobbiamo pregare il Signore che i cattolici diventiamo fervorosi come una volta e riusciamo a portare tante anime verso il Signore.